Ciao a tutti ragazzi, sono Dermi, bentornati in questo video. Oggi vedremo come ho provato a creare un beat all'IA Miles. Ebbene sì, avete capito bene come ho provato, perché in realtà non sono sicuro di esserci riuscito. Sarete voi a giudicare se questo beat suona più o meno all'IA Miles. A livello di ritmica secondo me ci siamo, a livello anche di sample, di batteria ci possiamo stare. A livello di melodia è strana, ve lo dico, adesso la sentirete, è una melodia veramente molto particolare che ho ripescato da un altro progetto che doveva essere tipo EDM, però faceva un po' cagare la melodia. Ho trovato questo preset su Omnisphere che me l'ha svoltata completamente perché ha un suono tutto stranissimo e quindi ho deciso di utilizzarlo per fare un classico beat. Mi sono tagliato la barba, non so se ci avete fatto caso, quindi sono un po' più clean. Cominciamo subito e vi faccio sentire come prima cosa la melodia, che è una melodia super semplice e fa abbastanza cagare. Sono accordi invertiti e gioco fra terza e note sospese. L'accordo sarebbe B minor. Come potete vedere abbiamo B e F sharp che sarebbero le note fondamentali e quinta, e in mezzo giochiamo con le terze, tipo. La melodia viene così. Correndo a caso nei preset di Omnisphere, perché ci volevo fare appunto un beat, ho trovato questo suono qui, che è super particolare perché è un sequencer. Praticamente ha all'interno, cioè più che un sequencer, perché l'arpeggiatore non è attivo, si chiama sequencer perché ha una modulazione che lo fa sembrare quasi un sequencer. E questa è una modulazione abbastanza particolare che va a giocare sul timbro di questo suono qui. In realtà ci sono due suoni, ma questo non mi piaceva, quindi l'ho tolto. Ci abbiamo solo questo suono qui, che è un Tibetan Bowl Doppler, che è un suono tipo metallico. È più o meno così. E la modulazione va a giocare praticamente sul timbro di questo sample. Però il timbro di questo sample non è settato su Shift, come in quasi tutti i preset di Omnisphere, ma è settato su Crush. E quindi va a creare questo effetto beat crush, che come potete sentire si attiva solo in alcuni punti. Ovviamente seguendo l'LFO2. In realtà seguendo anche un po' il random 1, che è collegato sempre al timbro. L'unica cosa che ho fatto è diminuire un pochettino il range della modulazione del timbro. La melodia su questo preset qui viene fuori in questo modo. Beh, poi ci sono un po' di effetti, adesso li faccio vedere. Li disattivo così sentite senza. Ok, questo è il suono senza effetti. E sopra ci ho messo Thermal, che li faccio sentire uno alla volta, perché alcuni sono molto particolari e mi aiutano a rendere questa melodia un pochettino diversa nel ritornello, ad esempio. Thermal che mi va a fare come prima cosa questa. Quindi senza è così. Quindi si sente poco l'effetto. Adesso provo ad aumentare lo shift per farvelo sentire. Ok, questo è l'effetto. Poi abbiamo ovviamente l'equalizzazione. Poi abbiamo Portal, che in questo caso l'ho messo mixato abbastanza basso. Aggiunge un po' di pitch artifacts di sottofondo. In realtà Portal l'ho utilizzato per fare questi fill di melodia così. Questi fill vengono fuori da quel preset lì di Portal messo al massimo. Poi altri effetti che abbiamo, che sono quelli più importanti, sono due effect track che vanno a fare degli effetti tipo tremolo, slash, crystallizer particolari. Quindi un effect track va a fare questo effetto così. Questo dovrebbe essere quello che aggiunge un po' di frequenze più alte. Questa roba è importante perché nella ritmica del beat non ci sono gli hi-hat dritti. E quindi avere questo suono che va a fare questo pattern un po' così movimentato mi aiuta ad aggiungere quel ritmo in più che non c'è, perché appunto non ci sono gli hi-hat. E quindi viene fuori questo pattern così che fa. E l'altro invece è un classico tremolo che va semplicemente a fare questo effetto così. Queste due robe ovviamente si vanno a modulare un pochettino, in modo da avere punti in cui c'è di più e punti in cui c'è di meno. Ad esempio anche qui c'è un po' di effetto, ma si sente di sottofondo. Tipo qui l'ho utilizzato per fare la transizione, in questo modo. Poi abbiamo anche il filtro che è importante, infatti questo suono qui suona così. Quindi suona molto più chiuso e si sente poco il beat crush. Mentre qui si sente di più. Poi abbiamo un altro layer che va a finire sugli stessi effetti, che è questo. Sarebbe un Moody Dulci Tone. E se non sbaglio sono andato a fare più o meno la stessa modifica. Quindi ho copiato la modulazione di quello su questo. E sopra ci ho messo questi effetti qui, che lo vanno a rendere così invece che così. Senza sarebbe così. Quindi lo rende molto più pieno perché ci dà anche quel tono meccanico classico del Dulci Tone. In questo modo. L'ultimo layer poi, che non è troppo importante, è questa roba qui. Questo è un vero e proprio sequencer. Fa semplicemente questo rumore di sottofondo, sopra c'è un po' di Portal per farlo glitchare un po'. Sulla rootnote. In modo da aggiungere un pochettino più movimento, tipo nella intro. In questo modo.
Quindi fa questo ritmo molto figo e fa tun 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 tun. Lo rende molto più cinematico. E poi abbiamo la parte di drums, che è sicuramente quella più importante in un beat alla Ian Miles. Quindi abbiamo gli 808, ovviamente classici, super distorti. Questi li ho fatti io, li trovate nell'ultimo pacchetto di Patreon. Il primo è questo. Ovviamente ho tagliato un pochettino l'attacco in modo da liberare spazio per il kick. Il basso praticamente è tutto dritto sulla root note in questo modo. Questo è un basso tipo mezzo soul. Poi abbiamo il kick. Il kick in questo caso si va a sposare perfettamente con le 2-8. Poi abbiamo il clap classico. Poi abbiamo la hi-hat secondario, perché come avete potuto sentire c'è già un hi-hat sul kick. Quindi il pattern di hi-hat principale è quello del kick, più o meno. Mentre poi c'è l'altro hi-hat che fa questa roba. Poi abbiamo questo snare. Poi abbiamo lo stesso snare ma in reverse. Quindi questa è un'altra cosa importante, Ian Miles a volte mette le drums in reverse appunto per dare groove in più. E poi in realtà le drums in reverse servono anche a dare un po' più di hit sul colpo che viene dopo. Poi abbiamo questa specie di roll. E poi abbiamo l'ultima roba che è un open hat. Ultime due cose che ho aggiunto sono degli altri 808, perché Ian Miles a volte va anche a giocare su questa cosa di utilizzare magari 808 diversi per alcuni punti. Questa è una roba che Ian Miles fa spesso sul clap, quando vuole creare un po' più ritmo, quindi fa questa roba così alla fine del clap. Io l'ho fatto solo che con il basso in questo caso. E poi ne ho messo un altro, il reverse, che fa questa roba super figa. Un effetto di Saturn, che è questo qui, quindi c'è questo slide così. E poi il Saturn va a creare questa roba così. Effetto un po' glitchato. Quindi il tutto per la drums gira così. Aggiungendo anche la melodia, il tutto viene così. Il ritornello, ovviamente l'effect track ci aiuta tantissimo a creare ritmo in più. Anche la gestione del fine di questo video, fatemi sapere se questo beat vi piace, se ci ho preso, secondo me un po' no, però vabbè, fa niente, è un beat molto molto strano, molto particolare. Per tutte le drums trovate tutto nell'ultimo sample pack di Patreon, che ho rilasciato praticamente la settimana scorsa, quindi vi lascio il link in descrizione se volete iscrivervi al Patreon per guardare i video aggiuntivi, scaricare sample pack e supportarmi. Inoltre trovate anche il link a Beatstars per acquistare tutti i miei beat e sound kit, praticamente i kit di Patreon. Beatstars li trovate in bundle di 3 kit, quindi se volete acquistarli potete anche andare lì. Infine trovate il link a Instagram per tutti gli aggiornamenti nelle stories, eccetera. Bella, al prossimo video.